Lo scorso 24 agosto, per la serata conclusiva de Il Protagonista 2017, il Comune di Vibonati ha voluto premiare nella sezione Cinema e TV un ospite d'eccezione, il direttore del centro di produzione Rai di Napoli, Francesco Pinto, che, durante la serata, attraverso un'attenta analisi della TV e dei mezzi di comunicazione odierni, è riuscita a catturare l'interesse della platea, incuriosita dallo spessore, dall'umiltà e dal British humor di Pinto. L'ex direttore di Rai 3, nato professionalmente parlando, insieme con la terza rete di Mamma Rai, ha rammentato le tappe salienti del suo percorso lavorativo, segnato da grandi successi, quali Un posto al sole, La squadra, Le falde del Kilimangiaro, e quelle che hanno trasformato la televisione nel più grande mezzo di comunicazione del secolo scorso, diventato strumento linguistico e demiurgo di effetti sociali, che offre al suo pubblico ciò che desidera e ciò di cui ha bisogno, in particolare di rassicurazione, come nel caso di Un posto al sole. Quindi la televisione fa queste due cose: rassicura e ripete. Questo spiega, per esempio, perché la televisione è piena di programmi sul passato, perché la memoria è cosa conosciuta e quindi è cosa rassicurante. Posta al sole è il simulacro del vostro vicino di casa. Una volta c'era quello che stava di fronte al ballatoio o quella del piano di sotto che dice: la signora Coppa ieri sera è tornata tardi. Questa roba si chiama televisione di prossimità, cioè la televisione vicino a te. Tanti i temi trattati durante la serata, dalle prime tecnologie in HD di cui Pinto è stato testimone, al ruolo paideutico di divertimento e di informazione che i nuovi mezzi di comunicazione, in particolare i social, portano con sé e che troppo spesso, ai noi, si trasformano in strumenti pericolosi che contribuiscono alla diffusione di fake news e di disinformazione. Pinto ricorda ai giornalisti che il vero professionista si rifà all'autopsia che il vecchio Erodoto ci ha insegnato, che bisogna andare direttamente alla fonte per accertarsi di persona su ciò di cui si scrive, evitando di riformulare, come nel caso degli incendi dell'estate scorsa sul Monte Faito, comunicati stampa e notizie che circolano sul web. Noi vedevamo dalla televisione e social media o una serie di bufale, tipo il gatto incendiato, o una serie di analisi e di racconti catastrofisti. Non ce n'è stato uno che ha raccontato perché c'erano gli incendi. Sul Faito si coltiva, ci sono le più vaste piantagioni di cannabis d'Italia, quindi quegli incendi servivano per fare altri terreni per la cannabis. A fine serata, il sindaco Brusco ha consegnato il riconoscimento Il Protagonista Cinema e TV al direttore Pinto ed insieme hanno ascoltato lo spettacolo musicale Napoli è una canzone, con cui Don Michele Pecoraro, parroco della cattedrale di Salerno, e la sua ensemble ha lietato Piazza Portosalvo.